Francesco Monte non sarà nello studio dell'Isola, eviterò contatti con chi mi ha accusato. Francesco Monte fa sapere che non prenderà parte alla prossima puntata dell'Isola dei Famosi per la tradizionale intervista post-reality. Nonostante l'invito della produzione, che lo avrebbe voluto in studio a dispetto del ritiro volontario, l'ex naufrago ha deciso di declinare l'invito, allo scopo di non incontrare pubblicamente Eva Enger, la sua accusatrice. Ringrazio la produzione dell'Isola dei Famosi per avermi invitato nella prossima puntata nonostante io abbia abbandonato il gioco. Mi trovo, però, a dover declinare l'invito, dato che sono rientrato immaginando che sarei stato sottoposto a un pesante attacco mediatico e a questo mi sto dedicando. Anche su consiglio dei miei legali, ho deciso di evitare tutte quelle situazioni o programmi che prevedevano la presenza mia e della persona che mi ha accusato, e per giunta non sarebbe mia volontà creare alterazioni al normale svolgimento della puntata. Come ho già scritto, chi si aspetta da me un gioco al massacro, rimarrà deluso. Approfitto per salutare Alessi, Mara, Daniele e abbracciare tutti gli isolani. Il primo post dopo il rientro. Francesco aveva già fatto sapere che si sarebbe dedicato a risolvere questa delicata situazione al suo rientro in Italia. Le accuse che gli sono piovute addosso sono troppo gravi e necessitano che si faccia chiarezza nelle sedi opportune. Aveva anticipato, inoltre, che non si sarebbe prestato ad alcun botta e risposta mediatico. Ho deciso di ritirarmi dal gioco perché le ultime vicende dell'Isola dei Famosi hanno fatto sì che questo, per me, non fosse più un gioco, ma un'agonia. Un'agonia resa ancora più insopportabile dal fatto che, stando reclusi, è impossibile difendersi come si deve e tranquillizzare le persone che mi vogliono bene. Le accuse che mi sono state rivolte sono totalmente infondate e io mi difenderò con la legge, senza ricorrere a inutili confronti e scontri. Chi mi accusa dovrà rispondere a un magistrato nelle sedi opportune. Ho 29 anni, sono cresciuto in una famiglia per bene e so di essere una persona per bene. Ho ricevuto dai miei genitori educazione e tanto rispetto per il prossimo, attraverso cui ho maturato rispetto anche per me stesso. Per questa ragione, chi si aspetta da me proclami, contro accuse e fango da spargere in ogni dove, resterà deluso. Eva Enger non ha ritrattato. Intanto, la Enger porta avanti la sua versione. La naufraga ha fatto sapere di non avere alcuna intenzione di retrocedere rispetto alle dichiarazioni rese fino a oggi. Nel corso della consegna del tapiro da parte di Striscia la Notizia, inoltre, ha lasciato intendere che Francesco non abbia consumato la marijuana da solo ma che, essendo stato l'unico a procurarsela, sia da ritenere il solo responsabile. Dice Francesco che ha fatto uno spinello, però è durato 4 giorni questo spinello. Il fumo ha fatto male anche a me che l'ho respirato per 4 giorni e a un certo punto non ho capito più niente, per questo ho detto quello che ho detto. Non sono stata la sola. Oltre a me si sono lamentate tante persone, ma nessuno è stato ascoltato.